Il bello della diretta dopo Sanremo e anche San Valentino e le ceneri, perché siamo in Quaresima. Bene, bene. E quindi riprendiamo dopo ovviamente la settimana di Sanremo. Non so com'è andata qui a Firenze, mi dicevano che chiaramente non dico tutti, però insomma, molti Tanti guardano l'hanno Sanremo, guardato e certo. magari vengono solo per l'aperitivo. Certo, Ecco, è quindi vero. bene, bene, adesso Sparliamoci. è passato con San Valentino, abbiamo fatto una grande rentrée, benissimo, sono qui praticamente fra le boutique, i negozi, gli artigiani, no? In questi posti che evocano molto Coccolezzoni, no? Questi, no? Dei ristoranti toscani, se vogliamo. Ecco, quindi siamo con il numero uno quest'anno, però a Firenze, penso anche comunque in Toscana. Comunque nella classifica di The Fork, che è una classifica che consideriamo diciamo nelle prime posizioni, nelle prime 10, la troviamo molto interessante perché chiaramente anche chi prenota insomma, online, prenota questi locali, chiaramente poi alla fine vediamo, l'anno scorso eravate al numero uno con un ristorante forse un po' anomalo, ma ormai ha preso piede anche qua a Firenze, il Fine Dining, Sì. ecco, aperto solo la sera. A pranzo ci sono invece locali come Matta Cena, Matta ecco, Cena. numero uno in Toscana, che non è poco, ecco, quindi Tanto. anche per Siamo il contenti di questa cosa. 2024 la posizione nazionale mi sembra sia la terza, ma oscilla perché adesso Sì, siamo ecco, mi sembra qua, adesso la classifica terzi. si aggiorna appunto giorno dopo giorno, ecco, quindi in base e quindi chiaramente essere stazionari, come sto vedendo, è un buon segnale. Quindi sono col patron di Matta Cena, Leonardo. Leonardo, e al secolo Leonardo Leonardo Troncone. Tronconi. Troncone. Tronconi, no, Troncone. Come Tronchetti Italia. Bene, bene, bene. E quindi intanto spieghiamo questo nome, perché siete aperti pranzo e cena, Sì, Matta Cena. matta cena non vuol dire in senso letterale cena matta, No. ma è la cena che si faceva ai tempi passati in campagna, quando c'era in Campagna, campagna toscana si parla, scusate, in campagna in toscana. campagna toscana, quando c'era la mietitura del grano. Quando finiva la mietitura del grano e la mietitura era andata bene, la Ah, raccolta era andata ho bene, si capito. riunivano nell'aia, Certo, tutti quelli certo. che avevano partecipato alla Ah, raccolta del grano, chiaro. ognuno portava qualcosa di tipico diverso, chi portava da bere, chi Ah, portava da mangiare, chi faceva. no, sapevo della cena a fine raccolta dell'uva. Fine, no, questa a Ecco, fine dove raccolta del chiaramente chi grano. partecipa gratuitamente, Esatto. chiaramente poi ha la cena offerta, invece in questo caso Invece in si questo andava caso, bene. sì, Si andava. se andava bene, si riunivano, ognuno portava degli piatti tipici. Si mangiava, si beveva, si stava fino a tardanotte a far baldoria e si festeggiava la raccolta che era andata bene del grano. Adesso chiaramente qui a Matta In Cena. Toscana si chiama Matta Cena, in altre parti d'Italia c'è altri Ecco, nomi. qui diciamo che adesso per gli stranieri, anche quelli fuori regione, chiaramente adesso fate questo tipo di servizio, cioè rievocate chiaramente quello. Sì, Esatto, non è rievochiamo. Sulla che. nostra tovaglina c'è Ecco, scritta la storia in italiano e in inglese per dare modo perfetto. di capire da dove deriva il nome Matta Ecco, le Cena. ricette sono rimaste Le quelle. ricette abbiamo cercato di mantenere la tradizione Esatto. molto 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 intatta. Esatto. Ecco, Bene, queste sono delle bene, bene. Ecco, ricette questo è uno storiche. dei motivi per cui. Ristorante è appunto molto, molto prenotato, cioè Sì, voi molto ricevete molte prenotato. prenotazioni Sì, online, tantissime però rispondete prenotazioni anche al telefono, online. cercate di Certamente, capire, ecco, quindi certamente. Dal nostro sito ecco. rispondiamo al telefono e riceviamo tante prenotazioni online con i vari motori di ricerca, siti e applicazioni. Sì. Quindi a parte che sono aperti pranzo e cena perché contro 364 giorni all'anno, Esatto. solo il giorno di Natale ci concediamo una pausa, Quindi tutto ciò. 364 364 giorni Ah, all'anno. solo Natale, neanche Solo Pasqua, Natale. No, 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 Pasqua Pasqua. aperto. Bene, quindi ecco, di tutti questi ristoranti, comunque segnalati nel guide, non so, Michelin, eccetera, eccetera, se si va a vedere sono tutti aperti la sera. Quindi a pranzo, come dire, non si Non si mangia, mangia, ecco, invece o no. comunque si mangia appunto in questi locali dove chiaramente ha sempre trionfato chiaramente il piatto più importante a livello mondiale toscano, che è chiaramente la La fiorentina bistecca che fiorentina, va a certo, che peso, va a ecco, peso, quindi che certamente. potrebbe scombussolare un po' tutti i prezzi, ma va a peso, Va a quindi, peso, va a ecco, peso. quindi, Una buona fiorentina parte da 1,2 kg in su, perché ci deve esatto, essere la parte di filetto e la parte di certo, controfiletto. Non vi fate ingannare da alcuni ristoranti,){││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 
che hanno menù bistecca 25 euro e ti danno poi la costata, vuol dire una, sì, una bistecca senza il filetto molto più bassa di quanto deve essere. Bene, 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 quindi diciamo che questo c'è ampiamente, sono pagine nel menu dedicate chiaramente alla carne, però vedo che ci sono anche piatti di pesce. Certo, abbiamo anche qualcosa di pesce, sì, poca roba, abbiamo un baccalà alla livornese, quasi alla livornese, che lo facciamo tipo scomposto, e su una parte il baccalà costa. Che adesso praticamente con le ceneri, con la quaresima, sì, chiaramente, sì. No? Esatto, poi abbiamo dei pacchi di ragù di polpo, precisiamo che tutta la pasta è fatta dal nostro chef. Non si compra nessun tipo di pasta. Lo chef Mario cucina la pasta. Cioè Mario pronuncia questo cognome da Ricco Bono, perché è di origine siciliana. Ecco, da chef pluristellato in Liguria, però dice che non c'è parentela. No. Quindi comunque c'è parentela. Sì, no. Devo dire buona parte, penso sia merito anche dello chef, che quindi riesce a fare dei piatti, devo dire, molto interessanti, che si possono gustare, vi dicevo, anche a pranzo. Certo. Sembra sì, una sì, cosa sì, strana, sì. Quindi non è che c'è bisogno di andare in un ristorante sera con le 5, 6, 7, 8, 9, 10 portate. Voi mediamente cosa un cliente che viene da voi cosa prende? Ma diciamo la spesa media sono circa 30 euro a persona. Quanti piatti? Cioè, ma si prende di regola due piatti, massimo tre, un antipasto, un primo, un secondo. Cioè, da voi non esiste la formula? Come la formula, no, come dicono no, i francesi, no, non c'è ancora. Non ne avete bisogno, diamo libertà, il nostro motto è mangia quanto vuoi, spendi quanto vuoi, cioè diamo la possibilità, addirittura facciamo le mezze porzioni, quindi se uno vuole prendere mezzo primo o mezzo secondo può assaggiare come nel vino che c'è il bicchiere, esatto, per ogni bottiglia, esatto. Se poi non lo sbucciarate, esatto, chiaramente non c'è niente, quindi il menù è perfetto in questo senso, sì, andate a vedere, io vi consiglio anche di andare, adesso non dico sul sito, però venendo qui sul menu, in effetti ho notato, avete ancora il menu intanto che è già qualcosa. Certo, cioè, certo. Sì, barcode. No, abbiamo il menu cartaceo, che è poi, molto bello, perché abbiamo tipo un piccolo libro e qualcosa lo portiamo anche a casa. Con infatti devo dire che ero tentato, l'avrei chiesto chiaramente. sono tentato, ma ho fotografato, adesso poi i cellulari fotografano i testi in modo particolare, ecco, quando chiaramente li selezioni, esatto. Quindi bene, i dolci sono nella lavagnetta finale, certo, ecco, quindi. E ci sono sia i dolci tradizionali nostri, che lo chef settimanalmente fa dei dolci diversi per dare un po' di movimento. Del periodo, abbiamo la base di dolci, tiramisù, cheesecake, semifreddo, quelli sono la base, e poi tutte le settimane, a seconda anche delle stagioni, ci possono essere dolci con la frutta, delle vigne ripiene, dei profiteroli, insomma dipende un po' dalla stagione. Bene. I vini, visto che prima parlavamo i vini di sono Fiorentina a peso, sì, no? E invece con i vini, perché noi abbiamo Pinchiorri, a parte la Tour d'Argent a Parigi, no? Parte, ecco, loro, e che poi sono lì, solo che il nostro Pinchiorri qui a Tre Stelle Michelin, mentre la Tour d'Argent le ha tenute per più di 60 anni, adesso forse ne ha una. E quindi volevo capire, è come per esempio nella zona Gaia, Barbaresco, eccetera eccetera, dove praticamente mi dicevano lì alla Ciao del Tornavento che quando un cliente entra lì, in questo ristorante, praticamente entra per bere il vino, quindi l'80% diciamo è per il vino, non per il cibo, poi è chiaro che mangia qualcosa. Non so qui, visto che la Toscana chiaramente è super Tuscana, no? Sì, in certo sì, senso. Sì, sì. Ecco, diciamo che l'80% della nostra carta vini ha vini toscani. Andiamo fuori dalla regione, sui bianchi, su qualche rosato, sui prosecco. Anche Romagna? Rubicon? Abbiamo nell'Emilia Romagna, abbiamo scelto Emilia, non Romagna, dei vini dei Colli Piacentini. Quindi abbiamo un Cutugno e abbiamo un Alba Rosé rosato e abbiamo un bianco, Malvasia bianco. Malvasia, sì, esatto. La stoppa. Sì, Malvasia bianco e Luceo, di un'azienda piccolina, conduzione familiare, dei Colli Piacenti, di Battitore. Quindi lei non è a stento? No, assolutamente. No. Vado personalmente insieme ai miei collaboratori ad assaggiare i vini prima di prenderli in mezzo. Ecco, quindi diciamo la spesa del vino, se posso toccare questo tasto, perché dicevo che si spendono 20-30 euro. Quasi come in pizzeria. Ma 30 euro sì, perché noi si dà la possibilità di bere il calice, quindi i nostri calici partono da 5 esatto, euro. Con 5 quello. Euro si prende un calice di vino. Esatto, mentre invece quello che sceglie, diciamo, la bottiglia. La bottiglia si parte dai 20 euro a bottiglia. Sì, ma cosa scelgono?
si parte dal Chianti, la base di tutto è Chianti, la bottiglia fra virgolette meno costosa si parte dai Chianti base, poi si sale su, si sale fino ad arrivare a Brunello Riserva, la riserva di Brunello e la bottiglia. Ma com'è il consumo, cioè in confronto al cibo? Qual è? Va abbastanza di pari passo, sì, soprattutto dando questa possibilità di bere i bicchieri. Chi mangia la carne 95% beve anche il vino. Conto finale, io cito sempre la Ciao del Tornamento, cioè i vini sono da una parte nel conto, sì, e dall'altra c'è il cibo, sì. Non so se visto che c'è il movimento, certo, anche, dovete far così, sì. Ah, perché chiaramente il vino è un prodotto da scaffale, insomma, certo, quindi, certo, sì, bene, sì, bene. Sì. Quindi 50-50, sì, sì. Come incasso, come, diciamo, si incassa più col mangiare che con i bevi, sì. Come cifra netta, sì. È chiaro, chiaramente, perché ora con il fatto dei punti della patente la gente tende, sì, comunque, sì, anche a andare a cena, certo, non vedi più magari la bottiglia in due, ma prendono due pacchi. Esatto. Quindi sì, no volevo capire, perché poi se si va a vedere il guadagno, quando si vende una bottiglia, molto ovviamente c'è anche un guadagno due terzi. C'è un bel guadagno, cioè, sì, quindi c'è un buon ricarico, certo, chiaramente permette, chiaramente certe volte, come poi succede dal ristorante di cui prima, Enoteca, ecco, sì, esatto, sì, di sì, avere chiaramente. Chiaramente poi, no? Più guadagno, nel senso che la brigata è in cucina. Certo. Bene, quindi vi salutiamo qui da Mattacena, quindi il cognome, cioè il nome è un po' tutto un programma, certo, però ricorda Evoca, chiaramente Evoca. Poi questa grande era una serata, certo, si faceva chiaramente a fine Chiasso, Rumore e Baldoria. Bene, e complimenti, quindi grazie. Visto che siamo inizio anno, un buon 2024. Grazie.